Buonasera a tutti, mi chiamo Luana e vengo da Roma, dove è in vigore da diversi anni il sistema cosiddetto bibbiano, ovvero la sottrazione abusiva e criminale dei minori. Personalmente sono vittima, insieme a mio figlio Davide, di violenza domestica e istituzionale. La violenza che abbiamo subito è documentata da diversi certificati di pronto soccorso e mio figlio Davide, per le percosse paterne, ha subito 11 giorni di ricovero in ambiente protetto. Eppure il tribunale non ci tutela e addirittura ci punisce con provvedimenti coercitivi e disumani. Mi hanno ingiustamente tolto Davide, lo hanno isolato da me e da tutti i miei familiari, lo hanno collocato con il padre violento. Questo collocamento non è pacifico, è per alimentare la conflittualità giudiziaria e tutto il business collegato al tribunale. Infatti mio figlio sta subendo un forte pregiudizio psicoemotivo e un danno irreparabile per il suo allontanamento da me. Inoltre, per collocarlo con il padre, lo hanno prelevato coercitivamente da scuola davanti ai suoi compagni di classe con la forza pubblica e usando violenza fisica e morale. Mio figlio, attraverso questa sua lettera che mi ha fatto pervenire attraverso dei suoi compagni e che chiede proprio di far vedere, e descrive quanto accaduto quel 1 febbraio 2018. Inoltre dice chiaramente che vuole stare solo con me, che non resiste più con il padre, ma da 2 anni e mezzo le istituzioni, abusando del loro potere e violando la normativa di riferimento, mi impediscono di vederlo e persino di sentirlo al telefono, e così per tutti i miei familiari. Addirittura mi escludono, non mi informano e nemmeno comunicano al tribunale circa decisioni in merito alla scuola di Davide, alla sua salute, alla sua quotidianità di mio figlio. Per il tribunale non c'è nessuna notizia, e perciò neanche per me, relativamente alla quotidianità effettiva di mio figlio. Per poter ripristinare la giustizia e liberare mio figlio ho presentato ricorso in corte d'appello, l'ennesimo. Ho rilasciato diverse interviste, partecipo a manifestazioni come questa di questa sera a Bibbiano, partecipo a convegni, a conferenze, con la determinazione di poter sensibilizzare le coscienze e la magistratura sana a fermare questo scempio, per sollecitare l'annullamento di tutti questi provvedimenti di allontanamento dei bambini, e per sollecitare la restituzione della libertà e della dignità a tutti i nostri figli. E qui lancio il mio personalissimo appello alle istituzioni sane, alle coscienze sane, alla magistratura sana: liberate tutti i bambini sottratti, liberate Davide adesso.